Oggi pensiamo alla tavola di Pasqua o di Pasquetta. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video pasquale, facile, facile, facile. Oggi ho pensato a un segnaposto che è adattissimo alle tavole o di Pasqua o meglio ancora di Pasquetta. Ci serviranno pochissime cose e saranno veramente low cost. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a prepararlo subito. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri segnaposto pasquali, un'idea velocissima e facilissima per adornare a festa la nostra tavola di Pasqua. Cosa ci serve? Una molletta da bucato, io questa l'ho presa proprio fuori dal filo, come si può vedere, senza vergogna. Dopodiché un washi tape, questi li ho comprati da Tiger, 3 rocchetti, 1 euro, e questo è delizioso, a quadretti verde e bianco. Poi dei soggettini in pasta di bicarbonato, il video per la pasta di bicarbonato lo trovate cliccando qui. E questi soggettini li ho fatti con la pasta di bicarbonato coppata con dei tagliabiscotti normalissimi e un paio di forbici naturalmente, degli Uniposca, dei colori che più preferiamo e che si accordino con il nostro washi tape, e una colla, o un attaccatutto o una colla a caldo, scegliete voi. Allora, molto semplice come lavoretto, prendiamo la molletta e mettiamo al centro, non la coprirà tutta il washi tape, quindi prendiamo e mettiamola al centro così e tagliamo l'eccesso da una parte, zac, e dall'altra così, visto? Da una parte e dall'altra. Adesso prendiamo un nostro soggettino, io prenderò l'ovetto e farò un disegno che stia bene con il washi tape che ho preso. Ora possiamo decidere di scrivere il nome qui o qui, questo è a discrezione vostra. Io lo scriverò sul gambo dell'ovetto. Allora prendiamo un colore, contorniamo l'ovetto e facciamo una fantasia che ci piace. Fatto questo, attacchiamo il nostro ovetto così, orizzontalmente, in modo che questo possa agganciarsi sul tovagliolo e il nome risulti semplicissimo ad essere letto. Quindi metto la nostra colla a caldo su questa parte e appiccico il soggettino così, mentre qui con un colore anche a contrasto, mettiamo per esempio il viola, io scriverò il nome del commensale. È il nostro segnaposto per Pasqua, guardate che carino, è bello e pronto per essere esposto sulla nostra tavola di Pasqua, o meglio ancora, se posso essere sincera, di Pasquetta. Lo trovo più un'idea da Pasquetta che non da Pasqua. Scegliete voi il soggettino che più vi piace, se questo, o se questo, o se quello che la vostra fantasia più vi suggerisce, oppure anche una bella paperella tutta decorata. Insomma, sbizzarrite la vostra fantasia e divertitevi con creatività anche per questa Pasqua e per questa Pasquetta. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Visto che
che carino il nostro vetto segnaposto, potete sbizzarrirvi coi colori, potete anche usare le mollette di plastica già colorate, così salterete anche magari il passaggio del washi tape. Insomma, fate voi, divertitevi con le paste modellabili e soprattutto divertitevi a preparare la vostra di Pasqua. Io vi aspetto sempre su tutti i social, Facebook, il blog, Instagram, qui sotto nel box informazioni trovate i link, e vi aspetto sempre 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 con Gabriele su 2 cuori 1 cappa. Qui c'è il link di accesso diretto al nostro secondo canale, mi raccomando iscrivetevi. Se questo segnaposto facile facile ti è piaciuto, mi raccomando regalami un pollice in su come sorpresa dell'ovetto. Io nell'augurarvi buona Pasqua vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci! Ciao ragazzi, eccoci giunti all'estrazione dei 2 tinte orsetto lavatore. Allora, scusate il ritardo innanzitutto, ma ho avuto tantissimo lavoro, quindi non ho potuto ottemperare a questa estrazione, ma ho già eliminato tutti i commenti in eccesso, quindi quelli dati dopo il tempo massimo, e le mie risposte. Adesso seleziono l'URL, sorteggiamo con Suadeo, lo incollo, seleziono il numero dei vincitori che sono 2 e incrociate le dita perché queste 2 bottigliette stanno per arrivare a casa vostra. Guardate qui e vediamo chi sono i 2 vincitori. Ta-ta-da! I vincitori sono... Avviciniamoci. Sono Italia Pagliara e Maki Patanè. Italia e Maki. Italia la conosco perché interagisce spesso su Arte per Te. Maki Patanè no, ma sarò felice di conoscerla nel momento in cui mi manderà il suo indirizzo per ricevere questo tinto orsetto lavatore. Complimenti sia a Italia che a Maki. Sono felicissima che possiate provarlo. Ditemi come vi trovate, mentre tutti gli altri, come sempre, non demordete. Partecipate ai giveaway di Arte per Te che sono numerosissimi, grazie al cielo, e quindi prima o poi vincerete qualcosa anche voi. Bene, questo sorteggio è andato a buon fine, spero di spedire presto, scusatemi anche se ritardo nelle spedizioni, mandare alla posta a Catania è come entrare nel girone dell'inferno, quindi io cerco di accumulare tutti i pacchetti e poi andare una volta sola, perché sennò passerei metà delle mie vita in fila. Quindi abbiate pazienza perché i premi arrivano sempre, è solo una questione di tempo. Complimenti ragazze, complimenti e grazie a tutti per aver partecipato, e noi ci rivediamo al prossimo giveaway. Un bacio, ciao!